Sono Mario Di Lorenzo, titolare dell'azienda Feudo di Sisa, azienda che si trova in Sicilia, nella parte occidentale dell'isola. L'azienda si trova nel territorio di Monreale, nel territorio, quindi in una zona che va fra Palermo e Trapani, a cavallo, diciamo, delle due province. L'azienda è un'azienda storica del nostro territorio, è un'azienda le cui radici risalgono al 1100, anni in cui il feudo di Sisa fu donato da Guglielmo II all'arcivescovato di Monreale. Negli anni in cui stavano cominciando a costruire la cattedrale a Monreale, e da quel momento lì l'azienda appartenuta alla chiesa di Monreale per più di 500 anni. È un'azienda storica che appartiene alla nostra famiglia ormai da più di 150 anni. Diciamo che la storia della mia famiglia da sempre va a coincidere con la storia del feudo. Quindi, diciamo, io faccio parte ormai della quinta generazione della famiglia di Lorenzo che è impegnata nel territorio, impegnata con quindi questo feudo di Sisa. Diciamo che la prima persona che realmente ha investito nell'azienda è stato mio nonno. Mio nonno negli anni 30 costruì la prima cantina nel quale si faceva un vino da taglio, prevalentemente da uve Cataratto, che sono sempre state le uve bianche tipiche del nostro territorio, uve che davano un vino che aveva 15 se non 16 gradi di alcol, aveva tanto colore, ed era un vino che era venduto al nord Italia ma anche al sud della Francia per dare forza, colore, struttura a vini che erano carenti di queste caratteristiche. È chiaro che da allora a oggi è cambiato un po' tutto. Io dico sempre che la storia della mia azienda rappresenta un po' la storia della viticoltura in Sicilia. Infatti noi facevamo appunto con mio nonno un vino da taglio. Poi alla fine degli anni 70 abbiamo chiuso la vecchia cantina, abbiamo cominciato a vendere le uve alle cantine sociali del territorio. Per poi ritornare a produrre il vino col nostro marchio aziendale Feudo di Sisa nel 2004. Da allora diciamo che abbiamo cominciato un nuovo percorso. È anche vero che noi abbiamo sempre lavorato tanto in vigna, abbiamo lavorato anche per fare delle sperimentazioni. Infatti siamo state una delle cinque aziende che negli anni 80 ha fatto in collaborazione con l'Istituto Regionale della Vite e del Vino un vigneto sperimentale proprio per sperimentare questi vitigni internazionali che ancora in quel periodo non erano assolutamente presenti. E alla fine della sperimentazione si capì quali erano le varietà che meglio si adattavano al nostro territorio, di queste internazionali. E quindi quegli anni partirono così da noi, così come in tante altre zone della Sicilia, cominciò a impiantarsi vitigni internazionali quali Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, che in quegli anni diventarono anche un po' grandemente ricercati da parte di molti produttori del territorio. E noi abbiamo cominciato poi a produrre di nuovo quando abbiamo costruito la nuova cantina nel 2004, e in quegli anni abbiamo puntato ovviamente tanto ai vitigni internazionali che appunto venivano da questa sperimentazione, ma soprattutto abbiamo dato valore ai vitigni del nostro territorio, vitigni quali il Cataratto, l'Insolia, il Nero d'Avola, il Perricone, il Grillo. Sono vitigni che sinceramente ci vanno a distinguere e a dare un'identità al nostro territorio in tutto il mondo. E i primi vini che noi abbiamo prodotto in quegli anni sono stati sicuramente il Grillo, il Ciara, che è un blend di Insolia Cataratto, il Nero d'Avola, e poi diciamo
diciamo, fra i vitigni internazionali abbiamo puntato più a quelle varietà che nel nostro territorio avevano trovato veramente condizioni pedoclimatiche interessanti, e quindi sicuramente lo Chardonnay fra i bianchi e il Syrah fra i vitigni a bacca rossa. Il territorio nostro è il territorio della DOC Monreale, è una DOC, diciamo, estesa come territorio, nel quale ci sono alcune varietà che veramente io dico sono quelle che identificano e danno identità al nostro territorio. E fra queste penso sicuramente il Cataratto, fra i vitigni a bacca bianca, il Perricone, ma anche il Syrah, che devo dire nel nostro territorio è diventato quasi un vitigno autoctono. E volendo soffermarci sui vitigni, sui vini della nostra azienda di Feudo di Sisa, io sono particolarmente legato ad alcuni vini, diciamo che sono tutti figli del nostro lavoro, della nostra terra, ma ce ne sono alcuni che sono, magari che hanno segnato anche la nostra storia. Fra questi sicuramente il Ciara è il blend di Insolia Cataratto, è il vino che noi facciamo fin dal 2004, quindi fin dal primo anno di produzione. Ma è quel vino che poi nel tempo ci ha dato grande visibilità, grazie al premio che abbiamo ottenuto nel 2016 a Verona, al Vinitaly, con premio di miglior vino bianco del concorso con 94 centesimi. Quello per noi è stato il primo momento in cui veramente la stampa nazionale, ma anche internazionale, ha dato visibilità alla nostra azienda, e la cosa che ci ha inorgoglito tanto è stato il fatto che ottenevamo questo vino, questo premio con il vino che veramente rappresentava il nostro territorio. E da lì in poi, devo dire, la nostra azienda ha avuto sempre più visibilità, e grazie, ovviamente, io dico sempre, alla qualità dei nostri vini. Diciamo che a questo punto il figlio, fra virgolette, del Ciara è il Lubanco, che è il nostro Cataratto in purezza, che è un vino che oggi che io dico è quello che veramente identifica il nostro territorio. È un vino dalla grande freschezza, è una bellissima profumazione, è un vino fruttato da una grande acidità, ma soprattutto è un vino che nel tempo mantiene le caratteristiche, se non addirittura va ad avere un'evoluzione in bottiglia, molto interessante, perdendo magari le note fruttate, ma acquisendo in mineralità e complessità. È un vino che consiglio assolutamente, se non lo conoscete già, da provare. Diciamo che appunto il Cataratto è un po' la storia, è quello che lega il passato di Feudo di Sisa con il presente, ma un altro vino, a cui siamo veramente legati, che nella nostra storia è relativamente, nostra storia aziendale è relativamente recente, è il Perricone. Il Perricone è un altro vitigno tipico del nostro territorio, un vitigno che però si stava perdendo, e grazie alla caparbietà di alcuni produttori del territorio, si è portato avanti, e oggi c'è un po' un ritorno a questo, vitigno antico che noi coltiviamo di nuovo in azienda da una decina d'anni, e oggi rappresenta sicuramente sempre più, la nostra bandiera fra i vitigni a bacca rossa. Il Perricone è un vitigno, sicuramente difficile da coltivare, ma è un vitigno che dà delle grandi soddisfazioni, perché è completamente diverso da tutti gli altri rossi del nostro territorio, è completamente diverso dal Nero d'Avola, è meno fruttato del Nero d'Avola, ma ha una speziatura, ha una complessità aromatica, ha questi sentori, che io dico quasi terrosi di radice, che lo rendono unico. La nostra versione di Perricone si chiama Grammassenti. Ed è un vino che per le sue particolari sensazioni olfattive, rendono questo vino assolutamente facilmente identificabile, ma con un'identità molto forte. Anche questo, il vino che dà non è un vino semplice, ma è un vino che secondo me vi coinvolgerà nella degustazione e vi colpirà molto. Concludo qui, questa piccola finestra, dicendo,
Devo dire che per conoscere il nostro territorio la maniera migliore è quella non solo di degustare i nostri vini, ma di venirci a trovare. Venite a trovarci in Sicilia, nel territorio della DOC Monreale, nell'azienda Feudo di Sisa, sicuramente resterete assolutamente contenti. Un saluto a tutti e arrivederci.